Mi chiamo Giulio Guarzoni, sono l'assessore all'ambiente del Comune di Modena e sono il presidente dell'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile. Oggi parte l'edizione 2015 della settimana della bioarchitettura e della domotica. Mi permetto di dire con una battuta che squadra che, si, che vince non si cambia, nel senso che eh, abbiamo cercato di offrire ad addette ai lavori e non solo un programma a 360 ⁇ eh, parleremo di tutti gli aspetti che interessano lo sviluppo sostenibile, l'edilizia sostenibile abbiamo inserito un approfondimento sulla smart city, abbiamo inserito un approfondimento sulla mobilità, abbiamo inserito io direi un più generale ragionamento sulle questioni urbane, sul futuro degli spazi urbani. Uh, il premio nazionale sarà il nostro fiore all'occhiello. Alla fine della settimana porteremo in AES grandi esperienze, avremo la regione Emilia-Romagna con l'assessora Palma Costi a premiare. Ritengo che alla fine di tutto sarà un'esperienza che vedrà un nuovo, un miglior eh, funzionamento dell'agenzia. Eh, penso anche che avremo un miglioramento nelle presenze e nell'attenzione degli addetti ai lavori verso questa settimana. Provo a fare una scommessa. Come dire, col sorriso sulle labbra, eh, c'è da dire che è per noi questo evento la massima vetrina di visibilità verso Modena, ma anche fuori da Modena, e il 2015 e il 2016 sono anni di consolidamento per l'agenzia e speriamo anche di espansione. Poiché è evidente che c'è da portare a termine un'aggregazione, un una fusione tra noi e i colleghi di Cisa, che insomma, può portare, nell'ottica nell dell'area vasta, una collaborazione tra il territorio modenese e un pezzo del territorio bolognese, con una nuova unione tra Comuni di Modena, Province e Città Metropolitana di Bologna, per lo sviluppo di queste tematiche. Uh, riteniamo che ci sia tanto lavoro da fare, la dinamica e lo sviluppo vedono l'Europa come punto di riferimento, questa agenzia deve e dovrà sempre lavorare di più con l'ottica europea, dopodiché le professionalità si possono tranquillamente creare sul territorio, lo abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo.